Buongiorno a tutti. Questo incontro nell'ambito del decennale di sinestesia è dedicato alla Digital Transformation. E abbiamo oggi l'onore di avere qui con noi il rettore del Politecnico di Torino, il professor Guido Saracco. Grazie, grazie Grazie rettore. a voi, un piacere. Bene, rettore, lei è in questo ruolo dal 2018. Qual è stato il suo background? Come è arrivato ad essere il rettore del Politecnico di Torino? A 37 anni ho vinto il concorso ordinario, quindi da lì c'è stato tempo di occuparsi al di là del gruppo progressivamente di cose sempre più grosse, un dipartimento, poi abbiamo unito due dipartimenti e fatto un dipartimento più grosso di cui sono stato direttore. Poi sono stato direttore del centro dell'Istituto Italiano di Tecnologia e poi sono tornato per questa campagna per diventare rettore del Politecnico, cosa che mi ha appassionato molto, mi ha fatto travalicare i confini di quello che era la mia area culturale, cioè la chimica, l'ingegneria chimica, la fisica, le scienze applicate, questo era il nome del dipartimento che avevo diretto prima. E quindi diventai rettore, fu una bella elezione, una bella campagna elettorale, un grosso progetto che poi, con un buon supporto dei miei colleghi, divenne il piano strategico del Politecnico di Torino, quello che ci sta illuminando, siamo a metà mandato, si chiama Politics for Impact, che significa appunto che la nostra università diventa foriera di impatto sociale. Il tema della sostenibilità è un tema chiave. Mi sembra di capire che è centrale in questo percorso, questi 6 anni che caratterizzeranno appunto. Sì, il fatto che diciamo così, la transizione ecologica, come si suol dire, cioè quella energetica, quella verso un'economia circolare, quindi uno sviluppo sostenibile, è veramente forse il primo cardine di cambiamento attuale, seguito dalla transizione digitale, seguito da quella inclusività che pur nello sviluppo dobbiamo garantire. Oggi l'Europa ci chiede di fare esattamente quello che è nel nostro piccolo, nel nostro progetto, quindi siamo contenti di avere anticipato un po' i tempi e essere pronti a cogliere quella sfida. Lei pensi che Centro di ricerca dell'IIT, che ho preso a dirigere quei 2 anni prima di fare il rettore, era dedicato prima alla robotica umanoide nello spazio. L'abbiamo convertito a tecnologie per il futuro sostenibile, che sono state un po' il mio cavallo di battaglia come ricercatore negli ultimi 15 anni. L'uso della CO2 come materia prima per riciclarla, l'idrogeno, tutte cose che adesso in effetti sono di primario interesse, quindi questo istituto che abbiamo trasferito in Environment Park diventa un pochettino la città dello sviluppo sostenibile, della transizione ecologica, ha in questo istituto un po' il motore insieme a infrastrutture che ha portato il Politecnico. Di nuovo, è un modello che stiamo riproponendo a Mirafiori sulla Industria 4.0, l'autoveicolo, a Corso Marche sulla città dell'aerospazio, lì sull'economia circolare, nell'ambito della sede centrale del Politecnico per rapporto con quello che l'Università di Torino fa al Piero della Francesca col Dipartimento di Informatica. Abbiamo la rivoluzione digitale, la Smart City, con i due dipartimenti di automatica e informatica e di elettronica e telecomunicazioni, LINX, questo centro che abbiamo insieme alla Compagnia di San Paolo, le OGR che si sono popolate di Techstars, questo acceleratore, ma anche di nostri centri interdipartimentali come Smart Data. Abbiamo poi un piano del Palazzo di ex Fiat Engineering, Corso Ferrucci Angolo, Corso Einaudi, tutto un piano dedicato alla cyber security, all'intelligenza artificiale, all'IoT, allo sviluppo, quindi i prototipi di un mondo sempre più digitale, sempre più ricco di sensori che captano e trasmettono dati. E beh, lì pianifichiamo di avere e ospitare aziende che si occupano della conversione digitale di tutto in città, dai servizi della burocrazia alla salute, alla mobilità sostenibile, alla domotica e a quello che capita nelle case, nelle auto. Un mondo molto interessante quello delle infrastrutture smart, dove tutto è collegato a tutto e davvero ci sono molte opportunità da cogliere anche in modo molto rapido. Cioè, il vantaggio di quel mondo, che voi peraltro conoscete molto bene,
e che si può atterrare con innovazione concreta sul mercato in tempi molto più rapidi che ad esempio in quelli della transizione ecologica, che come noto richiedono un vero e proprio cambio di mentalità e di paradigma, no? Il digitale ha la caratteristica di essere più veloce, no? È interessante questo spostamento del focus dallo spazio alla terra e ai problemi della sostenibilità, no? Ai problemi che poi affrontiamo e dobbiamo affrontare anche con una certa urgenza. Inoltre, trovo davvero interessante anche una cosa che dà fiducia verso il futuro, tutte queste opportunità e queste iniziative legate alla città di Torino e legate alla crescita tecnologica e tutte queste che sono state che hai elencato sono davvero delle notizie ottime per il futuro di questa città, no? Che a nostro avviso ha la possibilità di rilanciarsi proprio attraverso questo tipo di tecnologie, le tecnologie del digitale e anche l'attenzione all'inclusività e l'attenzione a un approccio diverso anche all'imprenditoria. No? Dal nostro punto di vista questi temi, il tema della sostenibilità, dell'inclusione, sono al centro del nostro modo di fare impresa e speriamo che, stiamo vedendo che comunque anche molte altre aziende stanno iniziando a capire che questa è la strada giusta per poter assicurare un futuro. Il mondo della finanza sta andando in questa direzione, che è paradossale perché viveva prima del più grande è meglio è. Sento dire io vado a investire per fare grandi aziende perché ho più sicurezza di fare... Too big to fail. Esattamente. E a un certo punto hanno capito per carità. Se si è arrivati allo schianto del 2008 vuol dire che non avevano capito proprio tutto e che qualcosa poi è con ogni evidenza è collassato, no? Però, come dire, noi abbiamo due banche importanti, Intesa forse, diciamo così, anche di livello mondiale, mi credi, per carità, però queste banche hanno cominciato a capire che occorreva investire magari in vie che non dessero immediato profitto ma dessero un impatto sociale, una crescita, per il semplice motivo che oggi se non si va a creare uno sviluppo un pochettino, chiamiamolo olivettiano, cioè uno sviluppo che porta avanti le imprese insieme alla società che le circonda, cioè a corto raggio, economia circolare del lavoro, benessere delle famiglie, dei cittadini, collassano i conti correnti e uno non è sufficientemente forte per competere con le grandissime banche internazionali, per cui è veramente tutti... Io penso che, specialmente nel territorio del torinese, oramai tutti si siano resi conto di quanto da soli si è deboli e di quanto occorra fare sistema e coprogettare. E guardi che anche questo è quello che è invalso nel Politecnico. Perché? Perché mi sono reso conto che se continuavo a fare ingegneri in un certo modo, dico ingegneri soprattutto perché sono quelli che esportiamo di più in questo momento, cioè molto forti sui fondamenti e le conoscenze tecnologiche, ma meno sulle scienze dell'uomo della società, sul saper gestire le persone, cioè quella parte di soft skills, meno forti di quanto lo potrebbero essere sui critical thinking, cioè diciamo così, quelle che gli inglesi chiamano le thinking skills, la capacità di un pensiero critico e laterale. E questi erano incapaci di intervenire nella società, finivano nei multinazionali, che insegnavano esattamente queste cose, ma ci mettevano ancora 2 anni, ma li perdevi perché se ne andavano all'estero. Certo. Io dissi, ma come università italiana, che senso ha fare questo? E il cambio è stato proprio quello, ci siamo messi ad occuparci di formazione professionalizzante, con una formazione molto più esperienziale, che dà dei tecnici specializzati triennali, laureati al Poli, ma non ingegneri, ma che servono alle piccole e medie imprese. Ci siamo messi a occuparci di reskilling e upskilling, cosa fondamentale perché oramai cambia talmente tutto velocemente che magari abbiamo qualcosa da insegnare in continuo alle persone, avendo comunque una ricerca e uno sviluppo che portiamo avanti e che ci mantiene abbastanza aggiornati. Abbiamo cambiato profondamente il modo in cui formiamo gli ingegneri e gli architetti, cioè più scienze uomo società negli ingegneri, più challenge, cioè
sfide in cui gruppi di ingegneri e architetti, ma in futuro sarà anche economisti, giuristi dell'università, che non so, medici assieme agli ingegneri biomedici, affronteranno problemi complessi, opportunità di innovazione, sono partite e hanno un grandissimo successo. Abbiamo appena varato un progetto che si chiama Grandi Sfide, in cui già nelle triennali, dopo essersi fatti un anno di scienze dure, che ti plasmano, ti danno gli strumenti, ma sono toste, respirano un attimino i ragazzi perché accedono a sei macrogruppi di sfide: la salute, l'ambiente, la digitalizzazione, dove affrontano questi cambiamenti climatici, queste cose. Con due mentori, un tecnologo e uno scienziato dell'uomo della società. Noi abbiamo creato e stiamo creando un centro di studi umanistici del Politecnico per il Politecnico, per informare traiettorie di ricerca, ma anche per aiutare i ragazzi a vedere sotto altri punti di vista. Questo è molto olivettiano come approccio. Sì. L'abbiamo copiato, perché non è brutto copiare quando. L'abbiamo copiato dalle PFL di Losanna. Non ci sono università italiane che hanno lo stesso tipo di approccio, nemmeno nell'ambito tecnologico, ma in generale. Ed è uno degli elementi, assieme appunto alle Challenge e l'Alta Scuola Politecnica, che sta in collaborazione con il Politecnico di Milano, disegnando la formazione sull'individuo, cioè sulle sue capacità. Prima uno si rende conto magari di avere quella vocazione, quella passione, è facile che poi segua una determinata strada, ma comunque questo tipo di apertura mentale è utile nella vita, è utile nel proprio percorso professionale e di crescita anche personale. Nell'ultimo anno, il mondo è cambiato parecchio. Come è cambiato dalla pandemia in avanti? Quali sono state le sfide da affrontare e com'è il mondo oggi? Cosa succede? Guardi, le rispondo in modo molto diretto e, come dire, laterale. Non, in questo momento non ne possiamo più, ma tutti. Cioè, mentre io mi ricordo quando era arrivato il lockdown e veramente ci si doveva cimentare, in 10 giorni l'università italiana è diventata virtuale. E ci si perdonava tante cose, si accettavano compromessi. Io ero lì ogni settimana a fare dei video motivazionali in cui parlavo dei primi casi, del fatto che eravamo vicini, del fatto che stavamo facendo il possibile per servire gli studenti. Ma adesso, se io facessi un video, mi spernacchiano immediatamente tutti quanti, ed è comprensibile, non c'è più tolleranza, non ne possiamo più. Quindi non so cosa succederà, probabilmente ci riscopriremo dopo lockdown nel frequentarci in un altro modo, eccetera. Siamo dotati di strumenti informatici più forti, siamo in grado di servire in ogni parte del mondo in simultanea lezioni, abbiamo ragazzi che dal Sud America, dalla Cina all'Europa, all'Africa, insieme collaborano in classi che fanno progetti di architettura. Insomma, tanto il design e l'architettura sono quelle aree che attraggono molto. Noi abbiamo 15% di stranieri, abbiamo avuto un incremento proprio per la possibilità di raggiungere senza dover queste Certo. persone muoversi. Il Covid ci ha fatto Ecco. scavare, toccare con mano come solo insieme si riesce a ripartire. Lei conosce il pensiero di Stiglitz, no? Che in qualche modo mi ha ispirato, ci ha ispirato nel piano strategico. Abbiamo dato a lui una laurea honoris causa in occasione del Festival della Tecnologia, quando abbiamo fatto i nostri 160 anni nel 19. Lui ritiene che appunto in questo periodo sono le università, gli enti no profit, le fondazioni che possono dare un impulso. Io ci aggiungo anche le multi utility, lei come IREM, come queste società che bene o male hanno un buon bilancio, gestiscono energia, acqua, risorse, rifiuti, che poi vuol dire transizione energetica, economia circolare, il digitale, la connettività. Queste sono quelle che ci possono portare a fare il cambio verso uno sviluppo sostenibile. E quindi in pratica io penso che ci sarà un impulso, forse determinante, forse arriveremo prima a quei traguardi dell'Accordo di Parigi, di quanto non sarebbe stato senza Covid. Speriamo che questo succeda. Certo. Rettore, un'ultima domanda. Sinestesia fa 10 anni oggi. In questi 10 anni il mondo è cambiato dal punto di vista soprattutto delle tecnologie, la scienza ha accelerato in una maniera pazzesca, e abbiamo visto il mondo trasformarsi.
La parola di oggi, il tema di oggi è la trasformazione digitale, appunto. Come vede i prossimi 10 anni, o meglio, come saremo in un'ipotetica sua visione, tra 10 anni? La pandemia sarà finita, speriamo abbondantemente, ma che cosa ci sarà nel futuro, secondo lei? Guardi, non ho la bacchetta magica, ma quello che ho visto capitare nell'industria chimica. Io sono ingegnere chimico. Dicevo, come parte il mio terreno è quello. La Solvay, che è a Spinetta Marengo, produce polimeri fluorurati per esempio per le padelle antiaderenti, no? Applicando dei criteri di big data, intelligenza artificiale, multisensoristica sullo stesso identico impianto, ha cominciato a controllarlo, regolarlo in modo del tutto originale rispetto a quelle che erano le sane regole dell'ingegnere di controlli, cioè scende il livello, c'è un sensore, tu mandi, ritorna su, controlli, si chiamano in gergo proporzionali, differenziali, integrali, sono delle cose che insegniamo da una vita, hanno ottenuto più 20% di produttività. E che vuol dire che dietro le quinte ci sono una marea di opportunità da cogliere grazie alla gestione dei dati non convenzionale attraverso questi algoritmi che siamo sempre noi a creare in qualche modo. L'industria 4.0 con l'intelligenza Quello artificiale. nella città vorrà dire che qualsiasi. Parlavo con l'amministratrice delegata di Reply, che è una nostra ex allieva, che qualsiasi cosa potrà diventare una sorgente, cioè un generatore di dati che mette a disposizione di cose in modo del tutto nuovo e funzionale a dare quel cambio di modalità di vita, insomma, no? Io credo che ci saranno dei cambiamenti veramente forti legati essenzialmente a questo. Perché non sappiamo neanche ancora dove arriveremo, secondo il mio punto di vista. Certamente conseguiremo prima del 2050 gli obiettivi degli accordi di Parigi. Io questo ne sono ormai convinto, perché questo, diciamo così, questa specie di waterboarding che abbiamo fatto, cioè Sì. l'abbiamo vista veramente brutta, quando esci fuori, ci sono delle tecniche di questo tipo anche a livello della produzione biologica, no? Tu fai stare talmente male i batteri che poi a un certo punto quando li rimetti in gioco a fare il loro Terapia lavoro, d'urto. ma tirano delle bestie. Cioè, e guardi, in questo momento io penso che se fossimo andati vivacchiando questa roba, almeno questo, fatto salvo i milioni di morti che abbiamo Certo. registrato, beh, almeno questo ce lo Speriamo che restituisce. ci abbia aperto gli occhi, abbia aperto gli occhi anche, insomma, alla politica, chi deve decidere, e alla società civile che in qualche modo deve sicuramente cambiare rotta, no? Certo, Sennò, è difficile di dati recuperare. però c'è un bisogno enorme, c'è una potenzialità enorme in tutte quelle direzioni di erogare dei servizi per colmare le disuguaglianze, tenere insieme, immaginare sanità diffusa. Insomma, noi abbiamo parlato delle cose che fa il Politecnico, ma mi consente di dire che l'università col Parco della Salute e l'Innovazione e con la Città della Scienza di Grugliasco, che sono vocati appunto alla sanità e all'economia circolare, i fondamenti dell'agricoltura 4.0, la chiamo così per dare un po' di, diciamo così, partnership, Certo. ma farà tanto. Ecco, questa città ha questo anche vantaggio di avere due università complementari che hanno le idee chiare su quali sono le forze del territorio e stanno spingendo. Penso che andremo molto veloce e che saremmo un esempio per il resto del paese. Sono convinto che recupereremo molto. Noi ci siamo un po' addormentati in Italia, le università si sono cullate troppo a lungo in una specie di imitazione dei grandi miti, per noi l'MIT, eccetera, ma adesso siamo pronti. Grazie ancora Rettore per la sua disponibilità e per questa intervista e per le interessantissime cose che ci ha raccontato. A Grazie a voi, è presto. stato un piacere, sono a vostra disposizione. Come di tante persone che ho conosciuto come voi, in questa società e che mi hanno arricchito. Ed è stato così anche in questo caso.